I corti della formica nascono nel 2005, dopo varie vicissitudini siamo arrivati finalmente alla 13ª edizione, bando a qualsiasi tipo di superstizione, scaramanzia. 13 edizioni, quella di quest'anno si presenta come l'edizione più colorata e variopinta, perché anziché avere un tema portante ne ha tanti, ogni sera avremo un colore che contraddistinguerà quello che è il tema della serata. 18 sono i corti in gara, una giuria composta da allievi dell'ultimo anno delle scuole medie superiori deciderà i vincitori e alcuni di questi corti verranno poi riproposti nel corso del Positano Teatro Festival, perché il direttore artistico Gerardo D'Andrea appunto sceglierà quelli da portare in programmazione appunto per il suo festival. Napoli è una città teatrale a cielo aperto, quindi la vitalità è... La continua capacità creativa e interpretativa si aumenta moltissimo nell'apporto di nuove generazioni, quindi Napoli è il teatro italiano del Novecento, questo ovviamente ci dà molto coraggio e anche molte responsabilità. E i corti della formica sono una grande rassegna di talento, quindi noi cerchiamo di sostenerla, appoggiarla e dare visibilità a tutto quello che questa anche esperienza riesce a mettere in campo, per cui quest'anno aggiungiamo, oltre allo spazio che poi i premiati hanno nel Festival Teatrale di Positano, che ovviamente è un appuntamento molto importante, anche due serate dell'estate a Napoli, a Maschi Angioino, che saranno sostenute dall'assessorato alla cultura. Io sono Maria Porzio, regista e autrice del corto Per Amor Suo, che sarà messo in scena dalla compagnia Hirondelle, e noi andiamo a raccontare una leggenda napoletana raccontata anche da Matilde Serao riguardo tre monasteri napoletani, tra cui il noto complesso di Donna Regina Vecchia. Io sono Ciro Pellegrino, il regista di L'Eterna Danza di Frida, che andrà in scena l'11 ottobre nei corti della Formica. Mi chiamo Emanuele Scherillo e sono il regista della compagnia BBM Production e presentiamo alla Corte della Formica, nell'edizione di quest'anno, lo spettacolo La Madre di Tutte le Tragedie. Sono Simona della compagnia Il Teatro nel Baule e noi ci occupiamo principalmente appunto di formazione e di spettacoli per adulti e bambini, e in particolare questo spettacolo che presentiamo, questo corto che presentiamo qui si chiama Finis Fulgido Falco ed è nato da una scommessa, in sostanza, nato da un progetto di formazione sulla fiaba, e poi ci siamo detti: è possibile raccontare una storia in 1,50 m per un metro, quindi con 7 attori? Io sono Francesca Niespolo di Vernice Fresca Teatro e anche noi ci occupiamo di formazione teatrale, facciamo spettacoli per bambini ma anche per adulti. Per quanto riguarda Comete è un progetto mio personale, però che tenevo particolarmente a inserire all'interno della compagnia che non aveva un corto, ed è nato praticamente da una esigenza di andare a raccontare una storia vera, una storia che mi aveva toccato già precedentemente quando avevo visto il monologo Scintille di Laura Curino. Saremo tutte le sere al Teatro Tram dal 9 al 14 ottobre alle 21:30, vi aspettiamo.